Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di ambiente perché in Abruzzo è arrivata goletta verde. 5 degli 8 punti di campionamento risultano fortemente inquinati. Goletta chiude così a Pineto le giornate abruzzesi lanciando un monito: vincere la sfida della depurazione e arginare gli scarichi illegali. Andrea Costantini. Sabato l'approdo a Vasto, stamani l'arrivo al largo delle spiagge dell'area marina protetta Torre del Cerrano a Pineto. Goletta Verde, l'imbarcazione con cui Legambiente attraversa i mari e le coste italiane, portando avanti la sua campagna contro inquinamento, trivelle e abusi edilizi, chiude oggi le sue giornate abruzzesi e l'occasione è ideale per presentare i dati dei campionamenti effettuati nella nostra regione. Su 8 punti analizzati, 5 sono risultati fortemente inquinati: Foce del Vibrata ad Alba Adriatica, del Feltrino a San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fosso Vallelunga a Pescara, Foce del Saline a Montesilvano, del fiume Cerrano a Silvi. Nella norma, Fosso Dragone a Torino di Sangro, Piazza Primo Maggio a Pescara e la spiaggia davanti via Town di Revella a Giulianova. La causa di tutto questo è, come sempre, una scarsa depurazione, ma anche gli scarichi illegali. Devo ricordare che questo è un paese ancora dove un cittadino su quattro sversa direttamente nei nostri mari, nei fiumi e nei laghi. Quindi questa, come dire, noi continuiamo a dire da anni che è la prima infrastruttura sulla quale i nostri governi, regioni, comuni dovrebbero lavorare proprio per migliorare lo stato di salute dei nostri mari. La regione ha messo in campo negli ultimi anni anche investimenti importanti, però qui anche i comuni devono fare la loro parte. Noi stiamo chiedendo con forza una maggiore sinergia, sia per chiudere rapidamente le strutture che sono state messe in campo, e parliamo di investimenti che ammontano a circa 270 milioni di euro, ma anche lavorare in modo più sinergico sui contratti di fiume. Positivo il lavoro fatto finora, ma bisogna andare oltre, bisogna entrare di più nella dimensione di bacino di ciascun'area e deve diventare una prassi su tutta la regione. Quindi possiamo dire oggi con questi dati che monitoriamo una realtà che tende a riemergere, però ovviamente sficcare questa salita è un impegno forte e deve essere fatto sinergicamente da parte di tutti. L'ambiente, in quella che vuole essere la regione verde d'Europa, può essere una risorsa importante per il comparto turistico. Ecco perché sabato, a Vasto, Legambiente e Regione Abruzzo hanno firmato il protocollo per il turismo attivo. Turismo di massa che è sempre meno richiesto. In realtà viene sempre più valorizzato un turismo di qualità, perché ovviamente in vacanza ci si vuole rilassare, si vuole gustare il buon prodotto, vino dalla gastronomia al vino, alle eccellenze. L'Italia si gira e ci si viene anche per queste ragioni, perché non valorizzarle? Voltiamo pagina adesso, la cronaca: tragedia a Villa San Sebastiano di Tagliacozzo. Una giovane di 23 anni è stata schiacciata dal peso di un cancello ed è morta. Indagano i carabinieri per ovviamente accertare eventuali responsabilità. Sentiamo Daniela Rosone. Tragedia a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila. Una giovane di 23 anni, di origini macedoni, Arbutina Hamza, è morta schiacciata sotto il peso di un cancello all'interno della cooperativa agricola La Villa. La vittima, infatti, era la giovane figlia del custode dell'azienda. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava chiudendo il grosso cancello in metallo, che, sganciandosi dallo scorrimento, le è caduto addosso, uccidendola. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, allertati dai familiari della giovane vittima, che non hanno potuto far altro però che constatare il decesso della ragazza, che aveva riportato lesioni gravissime che le sono state fatali. Le indagini invece sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo sul posto per tutti i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti per valutare se esistono delle responsabilità. Una morte che ha lasciato attoniti gli abitanti della piccola comunità di Villa San Sebastiano, dove la ragazza viveva con la famiglia all'interno della stessa azienda agricola. La famiglia in paese era conosciuta, la ragazza era arrivata in Italia da anni, aveva frequentato anche l'Istituto Tecnico per il Turismo di Tagliacozzo. Nei giorni scorsi nell'azienda agricola c'era stato anche un altro incidente: era andato a fuoco un capannone con del bestiame all'interno, ma i vigili del fuoco erano riusciti a spegnerlo e le attività erano proseguite subito. In quel caso esclusa l'ipotesi del dolo. La magistratura vezzanese ora vuole vederci chiaro e, avvalendosi dei rilievi dei carabinieri di Tagliacozzo, cercherà di ricostruire al meglio tutta la dinamica dell'incidente per capire soprattutto come il grosso cancello possa aver ceduto in quel modo, uccidendo una ragazza di soli 23 anni.
Proseguiamo con la cronaca. Picchiata davanti ai figli, anche loro minacciati di morte, costretta ad abortire nella seconda gravidanza a causa delle percosse, più volte indotta a ricorrere alle cure del pronto soccorso per contusioni e ferite. Adesso la donna, assieme ai figli minori, è stata affidata all'assistenza di una casa famiglia in una località protetta. Lui invece è stato arrestato su disposizione del GIP del Tribunale di Teramo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si tratta di un 48enne disoccupato e dedito all'alcol e al gioco d'azzardo online, che da tempo vessava e aggrediva la convivente e i tre minori. Ed ora cambiamo ancora una volta argomento, andiamo a Pescara, che a ottobre ospiterà il meeting fra Italia ed Algeria, un incontro di carattere economico ma anche culturale. Vediamo il perché nel servizio. Avvicinare due paesi, Algeria e Italia, legati da profonde radici culturali comuni e da tantissimi interessi economici che rendono il nostro paese il primo cliente dello Stato nordafricano. Il 19 e 20 di ottobre Pescara sarà il trade union perché ospiterà il meeting tra i due paesi del Mediterraneo. Si tratta di un incontro istituzionale finalizzato ad agevolare scambi culturali ed economici fra i rispettivi territori. Questa mattina l'ambasciatore algerino in Italia ha visitato Palazzo di Città, incontrando il primo cittadino di Pescara per condividere l'organizzazione dell'evento ed approfondire e discutere i rapporti che nasceranno con il paese africano, oltre alle iniziative bilaterali che prenderanno vita entro l'autunno prossimo in sinergia con il World Trade Center di Pescara e il World Trade Center di Algeri, gli altri enti del territorio e i rappresentanti del comparto economico. Ho appena avuto un incontro con il mio amico Marco Alessandrini, di cui abbiamo parlato appunto delle relazioni economiche tra Algeria e Italia, ma abbiamo convenuto sul fatto che Pescara sarà il punto di partenza di queste relazioni. Sono molto importanti le relazioni economiche tra l'Algeria e l'Italia. L'Italia è il primo cliente, diciamo primo partner economico dell'Algeria, e il secondo e il terzo su alcune anche forniture, dipende dal periodo. Noi partiremo quindi da Pescara per far conoscere questi 2000 anni di storia che pochi conoscono, e dobbiamo assolutamente quindi recuperare questo gap storico e far conoscere a tutte le nuove generazioni i rapporti storici che ci sono stati, relazioni che sono state non solo storiche, economiche e culturali tra l'Italia e l'Algeria. Oggi pensiamo che appunto la cultura resti uno strumento formidabile per avvicinare le persone e favorire naturalmente gli scambi economici. A margine infatti del forum economico stesso ci sarà un'iniziativa culturale cui teniamo molto, perché ci sarà una mostra di artisti algerini in Italia e noi rispondiamo fra virgolette con un grande fotografo pescarese, Luciano D'Angelo, che da oltre 40 anni fotografa le meraviglie archeologiche dell'Algeria, che sono davvero straordinarie perché 2000 anni di storia hanno lasciato tracce e vestigia molto ben presenti che potremo ammirare appunto il 19 e il 20 di ottobre prossimi. Sarà firmato domani a Roma presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri fra il Presidente dell'INPS Tito Boeri e il Comandante Generale dell'Arma il protocollo d'intesa fra INPS e Arma dei Carabinieri per la costituzione del Polo Nazionale Arma dei Carabinieri presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti. Il Polo tratterà presso l'INPS di Chieti le prestazioni dei carabinieri per tutto il territorio nazionale, le prestazioni pensionistiche, le domande di riscatto pensionistiche, le domande di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio, le domande di ricongiunzione, le indennità di buonuscita, le domande di piccoli prestiti e quelle dei prestiti pluriennali. Tale risultato è stato reso possibile attraverso la cooperazione dell'INPS Abruzzo ed in particolare della sede di Chieti con il Centro Nazionale Amministrativo dei Carabinieri. E torniamo adesso a parlare di ambiente. Tra le tante bellezze naturali dell'Abruzzo, ma poco conosciute ai più, vi è la Leceta di Torino di Sangro. Siamo in provincia di Chieti, una delle foreste litoranee più estese dell'Adriatico, e al di là dei lecci, al suo interno è possibile trovare una grande varietà di alberi. Vediamo insieme il servizio.
Giorni d'estate, previsioni meteo più che confortanti, la costa adriatica che sarà presa d'assalto, le aree interne, i parchi d'Abruzzo, altre mete che promettono afflussi interessanti. Il viaggio del TG Max si sofferma però sulle bellezze naturalistiche che la regione offre e che non tutti conoscono. Splendida infatti la Lecceta di Torino di Sangro, un'area naturale protetta dell'Abruzzo istituita nel 2001. La riserva si estende per 175 ettari a sud della foce del fiume Sangro, a ridosso della costa dei Trabucchi. Simbolo di questa riserva è la testuggine di Herman, anche se i motivi per cui è diventata un'area protetta e di importanza ambientale fin dal 1971 sono dovuti alla macchia mediterranea mista, in cui il leccione è la specie più rappresentativa. Nella Lecceta, gestita da un'apposita cooperativa, è possibile fare lunghe passeggiate, usufruire di un percorso riservato alla mountain bike, ammirare una natura incontaminata di grande impatto. Il botanico Aurelio Manzi. La Lecceta di Torino di Sangro è un bosco bellissimo, straordinario, e la foresta litoranea più estesa dal Gargano al Monte Conero. Si tratta essenzialmente di un bosco di lecci, ma non c'è solo leccio, c'è una diversità di alberi straordinaria, ci sono querci, cerri, frassini, aceri, ci sono diverse specie. E peraltro in solo qualche 300 ettari, se ben ricordo l'estensione della Lecceta, ci sono circa 650 specie di piante diverse, quindi c'è un'altissima biodiversità. Uno non se lo aspetterebbe da un bosco che sembra uniforme, ma uniforme non è assolutamente. Interessante anche l'avifauna, che fa di questa riserva il punto di partenza per raggiungere le altre riserve interne della regione. Tutto questo mentre ultimamente è stata riscoperta un'antica vite selvatica, da cui poi è nata proprio la vite coltivata dall'uomo. Continuiamo con le nostre notizie, andiamo all'Aquila, dove è stato approvato il bilancio d'esercizio 2016 dell'azienda unica di trasporto regionale TUA. L'approvazione del bilancio è avvenuta questa mattina, come detto, all'Aquila, presso l'auditorium del parco. A presiedere l'assemblea dei soci è stato il presidente di TUA, Tullio Tonelli, a partecipare anche il socio unico di TUA SPA, cioè Regione Abruzzo, attraverso il governatore D'Alfonso. Vediamo e ascoltiamo l'intervista proprio al presidente D'Alfonso. Sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto, ma naturalmente abbiamo ulteriori importanti e ambiziosi obiettivi. Quali sono i numeri di questa gestione? 700.000 euro di utile di esercizio, abbiamo 26.500.000 viaggiatori serviti su 35 milioni di chilometri stradali condotti, fatti, abbiamo qualcosa come 1.606 dipendenti che rappresentano, diciamo, la centralità di questa capacità organizzativa, abbiamo organizzato la riduzione della contribuzione pubblica, l'innalzamento della quantità del servizio e l'aumento dell'utile di esercizio. C'è un dato che abbiamo messo in campo 40 milioni di euro definiti col Ministero delle Infrastrutture e con la presenza del Consiglio dei Ministri per rinnovare il parco rotabile, un parco oggi che è composto da 1.000 vettori, sia quelli di gomma che di ferro, che noi vogliamo rinnovare poiché vogliamo abbassare l'età media di questi mezzi. Noi vogliamo anche valorizzare i beni immobiliari di TUA, facendo in modo che quando TUA ha, valorizza, quando TUA compra, compra sapendo comprare, dando bene il prezzo e dando bene il valore. Io sono soddisfatto, consapevole che la qualità delle città, il rating della qualità delle città come vita deriva dalla qualità dell'offerta del trasporto. Ho chiesto a TUA di aumentare il raggio del servizio nelle città capoluogo. Se la vita universitaria sfonda la mezzanotte, anche la vita del servizio di TUA deve superare la mezzanotte, perché attraverso il trasporto di qualità si rende possibile la riforma sanitaria, la qualità dei diritti rispettati. Abbiamo anche chiesto che TUA si faccia carico di due promesse, di due impegni che deve mantenere. Lo statuto del viaggiatore, dell'utente viaggiatore, quali sono le sue certezze, i suoi diritti e i suoi doveri. E poi anche un contratto di programma rispetto a investimenti al futuro, per fare in modo che sempre di più TUA sia all'altezza della domanda di spostamento degli abruzzesi e di chi ci viene qui. Parliamo di cifre.
Grande presenza ieri per l'abituale processione delle imbarcazioni per la festa di Sant'Andrea a Pescara. La cerimonia in mare è stata dedicata ai due marittimi di Giulianova che hanno perso la vita al largo del porto martedì scorso, e questa sera si chiude con i fuochi d'artificio tradizionali sul mare. Vediamo insieme il servizio dei colleghi di Vestina News. Riccardo Padovano, un momento tanto atteso come la processione di Sant'Andrea. È stato il momento più bello perché oggi abbiamo dedicato questa manifestazione per lanciare la corona a quei due marittimi che sono scomparsi ieri in settimana a Giulianova, ma al di là di tutto va tenuto conto che questa festa, oltre a essere religiosa, ma nell'aspetto laico, è anche un momento di attività turistica. A fianco a me c'è una turista milanese, ma di origine pescarese, che è venuta qua presa da questa iniziativa e sta... Ogni anno vengo volentieri alla festa di Sant'Andrea, mi piace tantissimo. Una tradizione importante per la città di Pescara. Per la città di Pescara, io credo che questo rientri nel programma della regione Abruzzo, di manifestazioni così importanti in Abruzzo, non è che ce ne siano molte. Io credo che questa è come manifestazione del mare, una manifestazione la giostra di Sulmona, poi ci sta le manifestazioni invernali, io credo che l'Abruzzo sia completo, ma il vero dramma è che la politica non riesce a combinare queste cose. Durante questa manifestazione di Sant'Andrea comunque abbiamo visto l'inaugurazione di una statua dedicata alle donne e in più la statua che si è fermata davanti a un simbolo importante per ricordare le vittime scomparse. Allora, per la statua, un'idea di Riccardo Padovano è dedicare una statua, una stele alle donne della gente di mare, che in nessun porto d'Italia esiste solo la figura del simbolo del pescatore, invece le donne per me sono i pilastri delle famiglie dei pescatori. Due, ci siamo fermati alla fine per ricordare la famosa tragedia in mare di cui 20 pescatori saltarono in aria a causa di una mina che scoppiò mentre loro pescavano. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso in provincia di Teramo a Colonnella per andare a vedere il nuovo centro di addestramento dei cani, centro dedicato alla protezione civile e al primo soccorso, ma aperto anche a tutti. Vediamo insieme il servizio. Quello di Colonnella in provincia di Teramo è il primo centro di addestramento cinofilo in Abruzzo. Un centro di addestramento dei cani aperto a tutti, ma con una particolare attenzione alle unità di protezione civile, le prime ad intervenire in caso di calamità naturali, fondamentali ad esempio nel primo soccorso in caso di slavina o terremoto oppure in zone impervie. Qui a Colonnella abbiamo oggi inaugurato il primo centro di addestramento cinofilo qui in Abruzzo. Questo particolare segmento dell'attività di protezione civile, ovvero delle unità cinofile, possa davvero anche in Abruzzo consolidarsi e svilupparsi. Non dimentichiamo che questa specifica attività è quella che si utilizza nei primi minuti, nelle prime ore immediatamente successive a un disastro, a una tragedia, e quindi un tema che proprio sulla specifica attività di soccorso deve essere massimamente attenzionato da parte nostra, e quindi deve avere tutte le risposte che chiede da parte di noi istituzioni. E noi siamo 8 unità cinofile in preparazione, ovviamente, perché operative c'è la mia che ha superato una fase del brevetto, però poi deve andare avanti, e gli altri sono ancora nella fase di preparazione, e poi ci sono gli altri che sono 12 persone che si occupano di soccorso tecnico, quindi di recupero in zone impervie tramite imbragature, corde, quindi per recuperare e soccorrere in zone impervie. L'associazione l'abbiamo fondata a dicembre, è un'associazione che vorrebbe diventare un'associazione di riferimento per tutti, perché fare cinofilia non è facile quando si è da soli. Questo è un gruppo che nasce anche per diffondere un po' la cinofilia, quello che è, perché tante persone amano i cani, amano, però non, cioè, bisognerebbe proprio indirizzarle per il rispetto sia degli altri, sia di chi non tollera gli animali e sia di chi li ama e non sa magari come gestirli. Il campo è a Colonnella, è in una zona fantastica, è un'oasi naturalistica privata dove ci hanno assegnato un piccolo pezzetto di terra dove
abbiamo praticamente allestito una zona di attesa, una zona lavoro. E adesso proseguiamo con le manifestazioni estive. Domani prenderà il via la 19esima edizione della stagione concertistica di musica antica 600-900, la rassegna di musica è tra le più importanti ed apprezzate d'Italia e sarà ospitata in diverse location della regione nelle aree verdi e protette. D'Abruzzo, vediamo insieme. Prenderà il via domani e proseguirà per tutto il mese di agosto la 19esima edizione della stagione di concerto di musica nei parchi regionali organizzata dall'Associazione Ensemble 900, che da oltre 15 anni si dedica all'organizzazione della stagione di concerti di musica antica denominata 600-900 con strumenti d'epoca del XVII e XVIII secolo. Manifestazioni di alto interesse storico e musicologico che molto spesso si avvalgono dell'utilizzo di organi storici poco noti nel panorama strumentale della nostra regione. Quest'anno la stagione dei concerti girerà per le aree verdi e protette d'Abruzzo. Ensemble 900 è un'associazione che da anni lavora con delle manifestazioni diciamo musicali di altissimo livello a valorizzare questi nostri territori. È stato fatto anche un lavoro significativo che va nella direzione del recupero degli organi di San Valentino, proprio perché vorremmo ricostruire quella che è la storia delle opportunità in termini musicali delle nostre realtà, anche la musica sacra. In questo contesto si inseriscono queste iniziative che oggi presentiamo e che servono ancora per i prossimi anni a valorizzare questo nostro territorio. Una serie di concerti importanti con delle location molto belle, ad esempio la Fortezza in Santo Spirito ad Ocre, e San Valentino, insomma, con le sue chiese barocche, insomma, veramente tantissime località. Apriamo il 1° di agosto, come ho menzionato, Stefano Bagliano, e chiudiamo il 30 di agosto a San Valentino con l'Ensemble Musica della Camera di Napoli, con un programma dedicato al 700 napoletano. All'interno di questa fascia di concerti abbiamo 3 premi internazionali, ecco, ci terrei a citare un importante organista, Dimitri Goldobini, che si cimenterà con un bellissimo organo del 600 a Scanno presso la chiesa di Sant'Eustachio. Poi abbiamo le nostre produzioni quest'anno dedicate ad Antonio Vivaldi e ad altri compositori del 700 veneto. Festa della Trebbiatura a Colle San Vito, frazione di Torni in Parte, a pochi passi dall'Aquila. La frazione ha rivisto la Trebbiatura con i mestieri di un tempo e l'antica Trebbia dei primi del Novecento tornata in funzione. I paesi che non si arrendono alla modernità e insegnano alle generazioni future nuove opportunità di lavoro. Vediamo insieme il servizio. La tradizione contadina che si incontra di nuovo con la modernità dei nostri giorni, i sapori del passato e gli antichi mestieri che rivivono tra le viuzze di un paese che sembra incantato e rimasto indietro nel tempo. Siamo a Colle San Vito, frazione del popoloso comune di Torni in Parte, a pochi passi dall'Aquila. Ogni anno, negli ultimi giorni di luglio, l'associazione culturale Rocca San Vito organizza la festa della Trebbiatura, giunta alla sua 11ª edizione. Un percorso tra i sapori del paese, con la degustazione di prodotti tipici della cucina locale preparati a mano dalle donne del posto, il percorso degli antichi mestieri con gli artigiani in azione tra gli archi e le vie del borgo. E regina ogni anno della festa la vecchia Trebbia dei primi anni del Novecento, azionata dai paesani in abiti tradizionali, a rievocare l'antica Trebbiatura, che all'epoca era una vera e propria festa. Accanto tanti eventi collaterali, una 3 giorni ricca di tradizione e cultura, un borgo che diventa meta anche di tanti turisti in estate, un'associazione viva che mantiene le tradizioni di un tempo, anzi le tramanda ai più giovani. E adesso siamo allo sport, iniziamo dal Pescara che continua a lavorare per la preparazione atletica nel ritiro di Palena, ma tengono banco le vicende di mercato e le difficoltà nel concretizzare le cessioni. Da questa mattina è iniziata intanto la vendita libera delle tessere di abbonamento. Andrea Costantini.
Terza giornata di lavoro per il Pescara nel ritiro di Palena. È la settimana che porterà al debutto ufficiale stagionale del Delfino che domenica prossima alle 20.30, salvo variazioni per motivi televisivi, riceverà all'Adriatico Cornacchia la Triestina di Sannino, ripescata in pectore in Serie C per il secondo turno di Team Cup. Gli alabardati si sono qualificati battendo di misura a domicilio l'Arezzo. Intanto è sempre il mercato a tenere banco, soprattutto sul fronte delle uscite, per il quale si fa fatica a mettere nero su bianco. Una difficoltà che si ripercuote sul fronte delle entrate, visto che la rosa extra large impone di cedere prima di poter acquistare giocatori compatibili col progetto Zemagnano. Nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Ascoli per Michele Fornasier, ma la trattativa deve ancora decollare. Curiosamente l'ex doriano non è a Palena, al pari di Cesare Bovo. Entrambi sono infortunati e anche Bovo potrebbe salutare il Pescara in caso di chiamata dalla Serie A. Crotone e Spalle ci stanno pensando. Gli svizzeri del Sion non hanno ancora affondato il colpo per accaparrarsi il capitano Ledian Memushai. Pezzi pregiati del mercato restano Zampano, Biraghi e Benalì. Su Zampano è piombata l'Udinese, che ha individuato nel laterale genovese il vice Widmer. Benalì e Biraghi restano nel mirino della Sampdoria. Sul difensore milanese c'è sempre l'interesse del Chievo. Manca solo l'ufficialità per Vitturini in prestito al Carpi e per Polidori alla Provercelli. Mentre attendono sistemazione gli altri giocatori non portati a Palena e che si allenano al Poggio. Sarà questa una settimana intensa per il Delfino, con le amichevoli di domani alle 17.30, sempre nel comune della provincia di Chieti, contro la Fidelissandria. Giovedì, test in famiglia contro la Primavera di Massimo Epifani e subito dopo la presentazione in piazza, sempre a Palena. Intanto, con la chiusura della fase per esercitare la prelazione, da questa mattina alle ore 10 è iniziata la vendita libera delle tessere di abbonamento. Ed ora scendiamo di categoria per parlare del Teramo. Riprenderà a lavorare domani allo stadio Bonolis la squadra di Asta, che giovedì sosterrà una nuova amichevole contro la Torrese, squadra che milita nel campionato di promozione regionale. Domenica alle 20.45 il debutto in Coppa Italia contro la Fermana sul neutro di Fano. Sul fronte mercato la società lavora per chiudere con l'esterno Bacio Terracino. Chiuso il ritiro di Alfedena, il difensore Nebil Caidi traccia un bilancio di queste giornate di lavoro intenso. Sentiamo l'intervista realizzata da Jacopo Forcella. Nebile, si chiude questo ritiro precampionato con una vittoria contro la Fidelissandria e il mister Asta ha detto comunque è importante vincere, perché vincere dà comunque qualche sicurezza in più anche a livello mentale. Sì, sempre. Vincere è importante anche in allenamento, quindi vincere fa bene, conta poco, però che conta poco ai fini del risultato in sé per sé, però dentro di noi sappiamo comunque abituarsi a vincere è importante. Abbiamo fatto un buon test, ecco, ho visto delle cose positive, perché comunque c'erano dei ragazzi giovani in campo che hanno dato tutto, e se quest'anno il Teramo dà tutto può dar fastidio a tanti, ecco. Come la vedi questo Teramo decisamente più giovane schierato in campo? No, a me piace perché penso che in Lega Pro l'esperienza conta fino a un certo punto, perché quando vai più forte degli altri è dura per gli altri, quindi noi con tanti giovani speriamo di metterci quell'intensità e quell'agonismo che è importante in questa categoria. Ecco. Si chiude questo ritiro. Che voto dai a questi giorni in cui siete stati ad Alfedena? No, voti particolari non mi vengono. Buono, dai, comunque abbiamo fatto bene, cioè ci siamo allenati bene, adesso è importante comunque mettere benzina nelle gambe, quindi abbiamo lavorato tanto col prof, quindi un po' in sé per sé, magari le amichevoli lasciano il tempo che trovano, perché magari una volta sei più imballato, una volta meno, però penso che comunque anche nelle uscite che abbiamo fatto per ora abbiamo fatto delle buone prestazioni, quindi sono contento, dai. Hai salutato Mirko Petrella con un post che non è sfuggito, insomma l'addio di un compagno di squadra, anche ex compagno di camera. Sì, è un amico, dai. Dispiace perché è un ragazzo che è stato qua tanti anni, forte, e gli auguro il meglio nella sua carriera, nella sua vita. Ecco. Dovessi ritrovarlo ad avversario? Oh, speriamo di no, perché va a 3.000, quindi Mirko è forte, quindi spero di rincontrarlo, perché comunque lo rivedo, però se mi punta so cavoli, ecco.
Continuiamo con la Serie D, adesso parliamo dell'Avezzano dopo la vittoria del campionato con il Bisceglie. Federico Cerone ha scelto i colori biancoverdi dell'Avezzano per tentare una nuova scalata al successo. L'intervista è di Roberta Di Sante. Per Federico Cerone è un po' un ritorno alle origini quello di tornare ad Avezzano. Sei stato a Bisceglie lo scorso anno, però in realtà c'è un qualcosa che ti lega un po' a questa terra. Sì, diciamo che le mie origini sono marsicane, i miei genitori, mio papà che è di Pescina e mio zio che vive qui ad Avezzano, quindi mi sento a tutti gli effetti un marsicano. Tu l'anno scorso hai vinto il campionato a Bisceglie, quindi insomma quest'anno tenteremo di ripeterci. Ma l'auspicio è quello, sicuramente bisogna lavorare per raggiungere l'obiettivo, non sarà facile, ma insieme ai miei compagni cercheremo di provare a raggiungere qualcosa di storico. È stata messa su una squadra con insomma tanti nomi, adesso dai nomi, dai singoli bisognerà lavorare per farla diventare effettivamente squadra. Da dove si comincia? Sì, sulla carta abbiamo allestito, anzi il presidente ha allestito una rosa di primo ordine, poi sicuramente come diceva il mister è il campo che parla, però le basi ci sono tutte, adesso bisogna solamente iniziare a lavorare. Che cosa può dare Federico Cerone a questo Avezzano? Ma no, ma di promesse non se ne fanno. Spero di poter fare qualcosa di positivo e poi sarà sempre il campo che parla. È tutto per questa prima edizione. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19. Grazie per averci seguito anche questo pomeriggio. Vi auguro la buona giornata.